i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la Calcio Lecco, Day by Day. Oggi è domenica, domenica 16 giugno 2024. E allora, da dove partiamo? Partiamo dal nostro ritratto blu celeste, che oggi è cortino. Oggi devo dire che è veramente corto. Evidentemente il 16 giugno non è un qualcosa che ci regala chissà che grandi emozioni. Allora, cosa ci racconta il nostro Lanfredo Birelli? È un compleanno, che ricordiamo, è quello di Angelo Rea, nato a Pomigliano d'Arco nel 1982. La carriera è di tutto rispetto, tanta Serie B, anche una stagione in Serie A. Nel 1999 con il Cesena, ma le prime partite risalgono al 2002-2003 in C1. Poi 2004-2005, 2015-2016, questi 10 anni ha calcato i campi della Serie B con Cesena, Messina, Sassuolo, Nocerina, Varese, Avellino, e con il Messina ha giocato in anno 2006-2007. Vanta 23 presenze nella massima categoria nazionale, 244 in Serie B, con 10 reti segnate tutte nella serie cadetta. Nell'Ecco chiude la carriera agonistica, arriva stagione in corso 2017-2018 e inoltrata, già iniziata da un po', iniziata con la maglia della Vibonese. Arriva a novembre 2017, inizia ad allenarsi per poi esordire il 3 di dicembre nella vittoria casalinga sul Forte Rezzato per 2-1 con doppietta di Cristian Bertani. Gioca le successive 8 partite, una da subentrato contro il Drò, e tra i protagonisti della partita all'Ecco Pro Patria del 7 gennaio alla ripresa del campionato. Sì, poteva piazzare il sorpasso sui Bustocchi, ma invece si rivela il bivio però per la strada in ombra di quella stagione. La Pro Patria vince 3-1, la partita è fortemente condizionata dalla gestione dell'arbitro Monaco, che da quello che vedo è sparito dalla circolazione dopo aver fatto il guardialino in Serie C. 3 giocatori dell'Ecco espulsi. Il primo è Bertani, che dopo la rete del vantaggio già ammonito va a festeggiare verso i tifosi arrampicandosi sulla remada. Secondo giallo, richiamato da Zaro anche. Capita di rado, a termini di stretto regolamento ci può anche stare, però dovresti sapere che vai a rovinare una partita per qualcosa di... ma lo penserei rispetto a chiunque. Francamente non sanzionabile, cioè si può evitare, dai. Poi il rosso lo prendono anche Gabriele Cavalli e Marco Moleri nella ripresa. La propria solo 0-1, aveva avuto la possibilità di pareggiare, rigore fischiato frettolosamente, sbagliato. Poi l'azione si era conclusa con la rete di Zaro. Saltana prende la traversa, Rea ha uno scambio di vedute con lo stesso Santana, lo colpisce con una testata, si infortuna anche una mano. Ci sarebbe altro da dire anche sul post partita, su Di Nunno che fa la sua prima sbroccata, entra in campo per aggredire l'arbitro, Cristofoli non lo tiene, rischia di arrivare fino all'arbitro, viene espulso. Evidentemente ci sono le foto, c'è roba consegnata agli annali. Va in conferenza stampa, guarda Patrizia Testa, gli dice anche a Javorcic: avete rubato o non avete rubato, avete comprato l'arbitro. C'è il video, si trova facilmente su YouTube, roba epica che gli costa tra l'altro deferimento e multa, gli va ancora bene. Tornando a Rea, chiude la carriera con una sola espulsione. Arriva il 4 febbraio 2018, Caravaggio all'Ecco 3-1, doppia ammonizione all'80esimo. Salta la partita con il Lumezzane, poi si fa male e rimane fuori fino alla fine. Per lui c'è anche una rete il 21 gennaio in casa del Pontisola, che si impone per 3-2. Rea segna il gol del momentaneo 1-1 al 17esimo, appoggiando in porta da 0 metri il corner da destra di Cavalli, che tutti bucano. Quindi non una finale di carriera memorabile, con la maglia dell'Ecco all'interno di
un percorso invece decisamente importante. Oggi è procuratore, mi dicono essere anche bravo a fare il proprio mestiere e ha sicuramente in procura dei giocatori interessanti. Tra l'altro lui a Cesena un po' di giovani, quelli buoni, li ha sotto la sua ala, quindi ha appena iniziato ma può avere una prospettiva di alto livello anche su tutto questo fronte. Venendo ai giorni nostri, la realtà è che è un weekend che non sembra rivelare chissà quali cose. Diciamo che sul fronte Foresti, che evidentemente di interessamenti ne ha, c'è da un po' la presenza della Ternana. Tra l'altro la questione è un po' ingarbugliata, nel senso che Foresti sembrava essere ormai andato a Terni di recente, veramente in tempi molto recenti, roba di non troppe ore fa. In linea teorica Beppe Daniello, ex Lecco, che alla Ternana è direttore generale, avrebbe dovuto andare a Catanzaro. In realtà poi si sono create delle altre condizioni. A Catanzaro è andato Morganti, ex Juventus, ex dirigente di non basso profilo della Juventus, quindi è anche un po' alzare un'asticella. Il direttore sportivo sarà scelto a breve tra probabilmente Vaira, Polito e Romairone, quindi nomi tutti importanti e ben conosciuti in Serie B e non solo, quindi la prospettiva è quella, un po' un valzer questo. E la questione Foresti si è quindi automaticamente bloccata. Foresti è evidentemente un dirigente appetito sulla piazza, perché comunque a Catanzaro ha avuto un'importanza cruciale, lui come Vivarini, lui come Magalini, il tridente si divide, probabilmente, insomma, non credo che si ritroveranno tutti insieme dalla stessa parte, quindi è un tridente magico che dovrebbe andare a operare in modo separato almeno per la prossima stagione. Quindi la questione Foresti si è arenata, o quantomeno si è frenata sul fronte Ternana. Fronte Lecco abbiamo detto che c'è la questione della vicinanza, la questione della territorialità, poi è chiaro che è anche un discorso economico, non si sta andando a prendere un dirigente qualunque in queste categorie, si sta andando a prendere, come ho appena detto, uno dei migliori dirigenti per quelli che sono stati i risultati ottenuti dal Catanzaro dell'ultimo biennio. Poi come sempre è un lavoro di squadra, non basta prendere il dirigente da una parte e spostarlo dall'altra per avere automaticamente dei risultati di prestigio. Detto ciò, fronte Lecco, almeno sull'interessamento qualcosa abbiamo raccolto. Poi questo vuol dire tutto, vuol dire niente. Interessamenti ce ne saranno vari e poi bisogna avere gli argomenti giusti per andare a effettivamente definire qualcosa. Quindi però saranno anche giorni di aspetto di ufficialità per quello che riguarda il Lecco, l'ha detto Aliberti non troppe ore fa, quindi speriamo che tra lunedì e martedì ci sia effettivamente qualcosa. Aliberti credo che farà capolino da queste parti per rendere ancora in mano il discorso sportivo. Non ha solo lo sport da guardare, però credo che tra lunedì e martedì gli sforzi saranno proprio dedicati ai lavori per la Calcio Lecco 1912. Ci sono appunto delle cose da definire, c'è la posizione del futuro DS da definire, banalmente ci sono ancora delle cariche occupate, penso quella del direttore generale di Angelo Maiolo, no? Ad esempio, che secondo me non rimarrà in quella carica, vedremo se rimarrà in senso assoluto. Quella dell'allenatore, Foschi ci sarà da siglare la rescissione consensuale, la risoluzione consensuale, dato che l'accordo sulla parola è stato trovato e Foschi ha già un accordo con il Renate, l'ha già da un po', e quindi deve andare a definirlo.
E questo, insomma, dicevamo ieri, magari non ci si è spiegati bene, dicendo insomma che l'Eco, beh, formalmente ha ancora due allenatori sotto contratto, perché un conto è avere l'accordo al telefono, un conto poi fare lo scambio di documenti. E poi ovviamente c'è la situazione di mister Andrea Malgrati da andare a dirimere, da andare a definire permanenza, addio. Anche in questo caso ci sarebbe la risoluzione da trattare con eventuale buona uscita. E Malgrati, insomma, potrebbe avere delle richieste interessanti dalla Serie C, se non subito, magari nel corso delle prossime settimane, anche se è adesso che si vanno a definire gli organici per la prossima stagione. Quindi giornata interlocutoria, questo ci attendiamo dalla giornata odierna, da questa domenica. Da domani invece ci aspettiamo che si vada a spingere, e a spingere anche con una certa forza. Buona giornata a tutti, buona domenica a tutti, forza le cose sempre.